Venerdì 7 settembre, altro Consiglio dei Ministri, questa volta un Consiglio dei Ministri molto lungo, da questa mattina fino adesso, sono quasi le 16. Perché? Perché abbiamo discusso di finanziaria. In realtà oggi non c'è stato solo il Consiglio dei Ministri, c'è stata anche la riunione di maggioranza. Cosa vuol dire? Il Consiglio dei Ministri è il luogo dove i ministri discutono a livello ministeriale di ciò che vogliono fare in relazione alla finanziaria 2008. La riunione di maggioranza è la coalizione dei partiti che appoggia il Presidente del Consiglio e i ministri per dire se essi poi appoggeranno veramente all'interno del Parlamento e nel Paese in relazione a ciò che il Presidente del Consiglio vuole fare per la finanziaria 2008. Cos'è la finanziaria 2008? È quel documento che diventerà legge entro il 30 dicembre di quest'anno, obbligatoriamente, che dice presumibilmente quante entrate riceverà lo Stato l'anno prossimo e con questi soldi che cosa il governo e la maggioranza parlamentare intende farci nell'interesse dei cittadini del Paese. Voi capite che è molto importante una cosa del genere perché si tratta di fare delle scelte di campo. Ci costruiamo più strade e autostrade, facciamo più attenzione all'ambiente, facciamo più attenzione alle pensioni, riduciamo il carico fiscale, riduciamo quindi le tasse da pagare. È chiaro che la coperta è quella, si tratta di stabilire quali sono le priorità, perché non si può avere la moglie ubriaca e la botte piena. Però che cosa si decide di fare e quindi che cosa si mette in finanziaria? Qualificherà questo governo e qualificherà questa maggioranza. Scusatemi questa premessa di tipo metodologico e quasi didattica, ma è per capire di che cosa abbiamo parlato oggi. All'interno del Consiglio dei Ministri le cose sono andate, direi, più bene che all'interno della coalizione di maggioranza. Sono andate bene da tutte e due le parti, per l'amor di Dio. Però, tra ministri interessati che tutti i giorni hanno a che fare con i propri ministeri, hanno a che fare con i problemi reali del paese, poi alla fine, diciamo così, è più agevole trovare un accordo. Tommaso Padoa-Schioppa ci ha illustrato questa nuova finanziaria. C'è stato un impegno di tutti, unanime, dei partiti e dei ministri, a che questa finanziaria non produca nuove tasse, non ci saranno nuove tasse. Secondo, che sarà una finanziaria più leggera, che vuol dire che prevederà meno spese. Sarà poi una finanziaria, almeno secondo le intenzioni, perché poi voi sapete che tra le intenzioni e i fatti c'è sempre di mezzo il mare, secondo le intenzioni sarà una finanziaria che dovrà coniugare due aspetti principali, e cioè la solidarietà e lo sviluppo, a cui oggi abbiamo aggiunto altri due temi importanti discussi al Consiglio dei Ministri, che sono la sicurezza e l'ambiente. Credo che sono belle parole, si tratta di vedere se di contenuti quanto si riempie in termini di soldi, perché poi senza soldi si fa le chiacchiere. Non ancora sappiamo i numeri, quindi anch'io ho detto che mi riservo di leggere la parte numerica, perché quella delle buone intenzioni le condivido totalmente. All'esito della distribuzione numerica delle risorse vedremo se è una finanziaria che tiene conto in modo equo sia della solidarietà e dello sviluppo e che non sia soltanto una finanziaria di una tantum e di bustarelle da dare in giro per comprare il consenso di una fascia elettorale a danno dell'altra. Questo è il pericolo che c'è sempre in tutte le coalizioni. Questo stesso discorso lo abbiamo riportato all'interno della maggioranza, dove è valso un principio: deve essere una finanziaria collegiale, il che mi fa venire i brividi nella schiena, perché oggi alla riunione della coalizione di maggioranza il primo problema è stato, proprio in termini fisici, dove ci sediamo? Perché ci ha invitato a pranzo Prodi, abbiamo fatto un cosiddetto pranzo di lavoro. Obiettivamente il tavolo era troppo piccolo per tenerci tutti, quindi parecchi ci siamo dovuti mettere nello spigolo, perché non so se lo sapete, ma questa coalizione di maggioranza è fatta da 11 partiti
nel paese e da 15 gruppi parlamentari. Cosa vuol dire? Vuol dire che a volte ci sono dei partiti che, pur essendo un partito solo, quando stanno in Parlamento ne sono due. E quindi anche questa è un po' una situazione singolare. Come sarà? Che cosa è venuto fuori? È venuto fuori che tutti aspettano e tutti si aspettano che il ministro dell'economia dia maggiore attenzione a questa o quella parte politica. L'impressione che ho avuto è che il ministro dell'economia terrà sotto osservazione innanzitutto i conti del suo ministero, vale a dire i conti che non vanno nel rosso, ecco. Perché obiettivamente quest'anno i conti vanno meglio dell'anno scorso. L'anno scorso c'è stato bisogno di una finanziaria cosiddetta di risanamento, quest'anno ci deve essere una finanziaria di mantenimento, perché se si è risanato, che risana, tutti i giorni risana, quando non si risana non ce l'ha più la ferita. E quindi, diciamo così, è stata una discussione più politica che di risultati concreti. Nell'ambito di questo, ovviamente, anch'io ho presentato le mie proposte. In realtà Padoa-Schioppa ci ha dato tempo fino a lunedì sera di presentare le proposte. A me, mia madre mi diceva sempre, parti per tempo, che arrivi in ora. Per cui oggi le ho già firmate e già spedite. Sono proposte che sostanzialmente dicono questo. Nel DPEF, nel documento di programmazione economica, in tutti i dibattiti, di qua, di là, si dice che le infrastrutture sono prioritarie per il Paese. Bisogna farlo, c'è poco da fare. Quindi una parte di risorse non può essere destinata alla spesa corrente, ma deve essere destinata agli investimenti. Sono convinto, ma lo sono davvero, che se il sistema dell'attività imprenditoriale riprende, c'è più occupazione, più lavoro, meno precariato e più sviluppo. Quindi in questa direzione dobbiamo andare. Uno dei piani più importanti che mi sono permesso di presentare è il cosiddetto piano casa, che si fa un gran parlare di case, ma le case bisogna farle, bisogna che queste case siano a disposizione degli enti pubblici, da mettere a loro volta a disposizione di quei poveri cristi che vanno sotto i ponti perché non riescono a pagare l'affitto, perché non hanno casa. In secondo luogo ho detto che, se è vero come è vero che tutto quest'anno abbiamo detto che dobbiamo completare le reti ferroviarie transeuropee, cioè questi collegamenti ferroviari che ci unisce all'Europa, l'abbiamo detto all'Europa e abbiamo detto all'Europa anche di darci un po' di soldi, se ci mettiamo anche noi un po' di soldi non si fa niente. Ho poi insistito su una serie di norme di trasparenza, ne cito una sola e poi rimando a un documento scritto che presenterò sul mio sito, in cui saranno indicate tutte le nostre proposte. I cosiddetti arbitrati, sapete cosa sono gli arbitrati? C'è una norma, non so se in buona fede o meno, è stata fatta negli anni scorsi, non mi ricordo se centrodestra o centrosinistra, non ci azzecca niente questo, che dice che quando una pubblica amministrazione fa un contratto con dei privati, sia per un servizio, sia per un appalto, sia per un'opera da costruire, eccetera, se c'è un contenzioso, e c'è quasi il 95% delle volte, deve essere, o può essere, a seconda di come sta scritto nel contratto, risolto questo da parte di giudici privati, non dei giudici della giustizia ordinaria, cioè di arbitri. Lo Stato paga ogni anno circa 250 milioni all'anno, 250 milioni di euro, 500 miliardi di lire, di parcelle a questi giudici privati. Questi giudici privati, che nella maggior parte dei casi sono giudici proprio, soltanto che fanno un incarico in nome e per conto di un privato che glielo indica. Ma non è che lo fanno alla 25ª ora, le fanno sempre nell'orario d'ufficio. Sicché le pratiche ordinarie senza parcella privata giacciono e quelle con parcella privata si fanno. E i giudici privati, se le nominano le parti in causa, cioè non è un terzo, ma un terzo indicato dalla parte, capisci che oltre a spreco di energie c'è anche una questione di trasparenza, inoltre c'è uno spreco di risorse, perché quei 250 milioni all'anno diamoli ai tribunali per comprare fotocopie, per assumere del personale ausiliario e facciamo funzionare i tribunali, magari facciamo una procedura veloce, e gliel'ho proposto,
in modo che queste procedure, questi tipi di processi si possano fare prima e in modo più veloce rispetto a quelli agli altri, perché riguardano la pubblica amministrazione, ma non facciamo una giustizia a due velocità, una giustizia privata per i potenti e una giustizia pubblica, lenta e non sempre sicura per i poveri cristi. E ho detto che quei 250 milioni che risparmiamo, sono soldi che la maggior parte vengono dal mio ministero, non li rivolgo io, siano dati al ministro della giustizia, poi dici che vogliamo l'ammastello, ma con l'obbligo di farci qualche cosa di più, per esempio sulla sicurezza, perché se ci stanno troppi delinquenti bisogna fare qualche posto in carcere in più, perché se non funzionano le cancellerie bisogna ammodernare le cancellerie, metterci un po' di computer in più, se non funziona il casellario giudiziario che dice che uno è già stato condannato, è latitante, bisogna mettere in funzione quello. Insomma, il grosso problema che abbiamo anche nella coalizione non è tanto nelle buone intenzioni, che anche oggi abbiamo dimostrato essere tante, ma poi in concreto nella possibilità di poter fare il proprio lavoro. Ecco perché a livello personale, come ministro e come rappresentante di un partito della coalizione Italia Valori, ho detto così come i cittadini ci giudicano per quel che facciamo, se permettete, anch'io voglio giudicare la bontà dei risultati dalla condivisione di responsabilità per fare e non per impedire di fare, come troppo spesso avviene ancora nella nostra coalizione.